Rome Modeling United Nations quest'anno alla sua sesta edizione apre le porte e accoglie ben 2.000 delegati da circa 100 paesi diversi al mondo con una cerimonia di apertura che si sta concludendo presso la Luiz Guido Carli di Roma. Molti gli ospiti, gli interventi entusiasti nel vedere così tanti giovani interessati a dire la loro, a voler cambiare il futuro. Quest'anno il tema della conferenza è quello dell'Expo Milano 2015, quindi nutrire il pianeta, energia per la vita. I temi quindi vanno dalla malnutrizione, la fame nel mondo, la combattere la povertà, la biodiversità, il cambiamento climatico, insomma quelle che sono le sfide per il futuro di questi giovani che dovranno dire la loro e cercare di portare un cambiamento reale su queste tematiche. Quest'anno l'evento del Rome Modeling United Nations si chiude alla grande con un evento conclusivo che si terrà da Italy mercoledì 18 marzo, dove ai ragazzi, oltre alla cerimonia conclusiva, verrà data la possibilità di visitare circa 100 stand tra aziende, università, scuole di preparazione professionale, ma anche enti, Nazioni Unite e quant'altro che saranno lì per proporre loro delle opportunità di formazione o di lavoro in Italia e all'estero. Quindi per ragazzi che hanno davvero voglia di mettersi in gioco, di costruirsi un curriculum di successo e di mettersi alla prova nel mercato globale del lavoro.